Lei ha esordito parlando di giochi del 2024, però probabilmente ha fatto un po' di confusione. Ha scambiato quest'aula per uno stadio ed ha anche anticipato i tempi, no? Sono fra 10 anni i prossimi giochi. Lei ha alzato la voce, ma noi ci chiediamo per quale platea, Presidente Renzi? Nessuno qua in aula ha detto le frasi che lei ha citato per cercare un facile applauso. Non abbiamo capito a chi si rivolgeva, se non alla stampa, se non ai giornalisti, però sappia che questo è uno poco serio e due per piccoli uomini, questa cosa. Finalmente, dopo anni in cui l'Europa parlava di rigore, adesso sembra che si parli di crescita. Peccato che, ubbidendo le direttive dell'Europa, noi ci siamo trovati in ginocchio. Ubbidendo all'Europa, uno dei suoi predecessori, Monti, ha deciso di portare, di mettere in ordine i conti. Peccato che mettere in ordine i conti è semplice, è facile, basta andare in banca e portare il debito, far ripartire l'economia di un paese è molto più difficile. Monti è un economista, peccato che tutti gli economisti dicano che in momenti di recessione, di stagnazione, servono politiche di stimolo o in ogni caso politiche keynesiane. Noi abbiamo fatto l'esatto opposto. Prendiamo l'ultimo degli imprenditori italiani che sa solo gestire la sua azienda e ditemi se in un momento di difficoltà va e chiude il mutuo in banca. Va in banca, ma chiede una dilazione, chiede lo spostamento, come i nostri vecchi saggi latini ci suggerivano. Primum sopravvivere, deinde filosofare. Ma noi abbiamo seguito le direttive dell'Europa, abbiamo fatto giustamente i nostri compitini. Problema che adesso è molto più difficile partire. Sembra che, su spinta del Presidente Renzi, l'Europa cambia corso e infatti Juncker decide che metterà in moto 300 miliardi destinati alla crescita. Noi che siamo poveri, piccoli, comprendiamo poco di economia, andiamo a guardare e i 300 miliardi non ci sono, ce ne sono poco più di 20. Da 20 per arrivare a 300 c'è un moltiplicatore di 15. Ma chi pensate che ci mettano gli altri 14? Vorrebbe dire fare politiche di stimolo col 6,5% di incentivazione. Vedremo, perché vorremmo farla, vorremmo magari perderla questa scommessa, ma pensiamo che sarà proprio un grande tuffo nel vuoto. Sanzioni europee. Per seguire l'Europa abbiamo deciso di sanzionare e siamo stati sanzionati dalla Russia ed abbiamo visto che le poche esportazioni che funzionavano in Italia, carni, latticini, frutta e verdura, sono state sostanzialmente bloccate. La Cina ha rimpiazzato il nostro mancate forniture in cambio di gas e adesso abbiamo visto che abbiamo anche rimediato la chiusura del progetto di South Stream e noi dipenderemo sempre più da un ramale che passa per la Turchia che a noi sembra non sia un grande Stato democratico per come si sta comportando e soprattutto per i rapporti subdoli che sta tenendo con lo Stato islamico, perché forse il nemico comune sono ancora i curdi e si lascia che le cose vadano avanti. Vado a chiudere, Presidente. Abbiamo visto cosa vuol dire il terrorismo e il fondamentalismo internazionale. L'ha citato anche lei ciò che è successo non più tardi che ieri a Sydney. L'Australia è molto lontana, ma la Libia è davanti a casa nostra. Le coste libiche sono di fronte a noi e noi sappiamo che a Derna è stato istituito un altro califfato e che qualche migliaio di terroristi sono anche in procinto di partire per le nostre coste. Noi sappiamo che in Italia sicuramente non vengono a far vacanze o villeggiatura. Di questo se ne cela, non se ne parla e questo governo sembra che non se ne curi. Presidente del Consiglio, noi vorremmo che al prossimo Consiglio europeo questi fossero i temi, queste la sicurezza e la nostra economia e il sopravvivere siano nella sua agenda e diventino agenda dell'Europa. Vorremmo che lei lo portasse con meno teatralità e con più efficacia. Grazie.